Milano, frequentata costantemente da molti turisti, è una città ricca di arte, storia e ancora molti enigmi da risolvere. Segreti antichi, di cui si è persa memoria, ma che ancora nascondono un fondo di verità storica. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Milano si trova nel nord Italia, in un punto strategico da sempre molto conteso dalle potenze europee. Oggi, tra alti e bassi, la metropoli lombarda è una città viva e la capitale della moda, ma, come ogni altra città, nasconde lati oscuri, segreti e misteri. Percorriamo a piedi le vie del centro storico fino ad arrivare in Piazza Duomo. Qui sorge la cattedrale metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, meglio conosciuta appunto come il Duomo di Milano. L'edificio sorge sui resti di un tempio pagano dedicato a Minerva, che a sua volta era stato costruito su un tempio celtico dedicato alla dea Belisama, l'antico nome di Minerva. I lavori di costruzione dell'odierna cattedrale iniziarono nel 1386. Con le sue 135 guglie e 2245 sculture, è un'opera maestosa. La Madonnina, simbolo della città stessa, svetta un'altezza di 109 metri. Tra le tante statue della facciata ne troviamo una particolare, raffigurante una donna con in mano una fiaccola. Vi ricorda qualcosa? In effetti, questa statua ispirò la più celebre Statua della Libertà. L'originale sorgeva a Rodi ed era un vero colosso, una delle sette meraviglie del mondo antico. Sapevate che esistono altre statue della libertà? Oltre a quella che tutti conosciamo, negli Stati Uniti ce n'è un'altra, un po' più piccola. E anche a Parigi ne possiamo trovare una. Infatti la statua venne donata agli americani dai francesi, proprio nell'anniversario della loro indipendenza, nel 1876. Questo non è casuale. I misteri del Duomo non finiscono qui. Appena entrati, si può scorgere sul pavimento una lunga linea d'ottone. Si tratta di una sorta di meridiana. A nord, la linea sale lungo la parete, in verticale, e termina con un riquadro nel quale è raffigurato il segno zodiacale del Capricorno. Altri riquadri minori seguono la linea sul pavimento, e nell'ultimo, a sud, è raffigurato il segno del Cancro. Come accade nei film di avventura, ogni giorno un raggio di sole entra dal soffitto e va ad illuminare la meridiana in corrispondenza del segno zodiacale del mese. Dopotutto è strano trovare dei segni zodiacali in una cattedrale, dato che l'astrologia era vietata dalla Chiesa. Prima di lasciare il Duomo, ricordiamo che qui è apparso più volte il fantasma di una giovane donna in abito da sposa, conosciuta dai milanesi con il nome di Carolina. Durante il suo viaggio di nozze visitò il Duomo, ma, presa dai sensi di colpa per aver tradito il marito con un altro uomo, decise di gettarsi da una delle guglie. E giunta nei pressi della cosiddetta guglia Carelli, la prima ad essere stata realizzata nel lontano 1404, di lei si perse ogni traccia. Il suo corpo non venne mai più ritrovato. Da allora il suo fantasma è apparso più volte nelle foto dei novelli sposi che decidono di farsi fotografare in Piazza Duomo. Dando le spalle al Duomo, imbocchiamo Piazza Mercanti. Se alziamo lo sguardo, possiamo notare un curioso bassorilievo. Secondo la leggenda, i Celti decisero di fondare qui Mediolanum, nel VI secolo a.C., perché proprio in questo luogo avvistarono una scrofa solo per metà ricoperta di lana e lo presero come un segno. Il nome Mediolanum starebbe proprio a significare questo: mezza lana, ma anche luogo di mezzo, per via della centralità della città, come già spiegato. Tra l'altro, qui in Piazza Mercanti venne giustiziata Margherita Pusterla, e ancora oggi il suo fantasma vagherebbe inquieto, in cerca di giustizia.
Ci spostiamo e in pochi minuti arriviamo in Piazza della Scala, dove sorge il noto teatro. Secondo una leggenda, il soprano Maria Malbran, morta a soli 28 anni, vagherebbe ancora in questo luogo e sarebbe stato visto da alcuni testimoni. All'interno del teatro sarebbe stato visto anche lo spettro inquieto di Maria Callas. Percorrendo via Orefici e poi via Dante, arriviamo al Castello Sforzesco. Come in ogni castello che si rispetti, anche qui sono stati visti dei fantasmi. Quello di Bona di Savoia, triste vedova di Galeazzo Maria Sforza, che ancora oggi viene avvistato presso la Torre Quadrata. Quello del famigerato Ludovico il Moro, visto nei pressi della Ponticella del Duca. Quello di Isabella d'Aragona e quello di Bianca Sforza, visto camminare da alcuni testimoni vicino alla Fontana dei Leoni. Da questo castello passarono molti personaggi storici, tra cui anche Leonardo da Vinci. A Santa Maria delle Grazie è esposta una delle opere più celebri del maestro toscano, ovvero il Cenacolo. L'opera, dipinta tra il 1496 e il 1498, è famosa in tutto il mondo. È di grandi dimensioni, misura circa 4 metri per 9, e rappresenta il drammatico momento in cui Gesù annuncia agli apostoli che verrà tradito. Proseguendo nel nostro cammino iniziatico, arriviamo alla Basilica di Sant'Ambrogio. Su una colonna, eretta nella piazza adiacente alla basilica, è possibile notare due fori circolari. Essi emanerebbero perennemente un forte odore di zolfo. Secondo una leggenda, in tempi antichi, la piazza fu luogo di scontro tra Sant'Ambrogio e il diavolo. Il santo scagliò il diavolo contro la colonna e quest'ultimo vi rimase incastrato con le corna, producendo questi fori. Secondo la tradizione, infilando le dita nei fori si attira la fortuna e si scaccia il malocchio. Ma accostandovi l'orecchio è possibile udire suoni provenienti direttamente dall'inferno. Su un'altra colonna presente all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio possiamo notare il serpente di bronzo, il quale si dice risalga addirittura all'epoca di Mosè. Lo portò qui dall'Oriente l'arcivescovo Arnoldo al tempo di Ottone III, attorno all'anno 1000. Alcune donne, da sempre, attribuiscono alla statua un miracoloso potere di guarigione. In alto, su una facciata delimitata da due archi, vi è incastonata una scacchiera di 7 caselle per 7 posta in diagonale. Qual è il suo significato? È solo un ornamento oppure invece nasconde qualcosa di esoterico e simbolico a noi sconosciuto? Camminando giungiamo nella piazzetta San José María Escrivá. Qui notiamo un'interessante targa dedicata all'Opus Dei, prelatura personale fondata proprio da José María de Balaguer nel 1928. L'Opus Dei è stato di recente chiamato in causa da Dan Brown, che ha voluto inserirlo nel suo libro di successo Il Codice da Vinci, da cui poi è stato tratto l'omonimo film con Tom Hanks. Proseguendo, arriviamo alla Basilica di San Lorenzo, conosciuta in tutto il mondo per le sue colonne.
sul sagrato della chiesa, troviamo una statua dell'imperatore Costantino, in ricordo del suo famoso editto con il quale diede la libertà di culto ai cristiani. In questa piazza, come anche in Piazza Vetra, nel Medioevo si bruciavano le streghe. Lacrime e sangue hanno macchiato Piazza Vetra, così come San Lorenzo. Questi sono luoghi maledetti, dove, si dice, di notte gironzoli il diavolo in persona. Qui, dove oggi si gioca e si ride spensieratamente, fu arsa sul rogo Caterina de' Medici, accusata di stregoneria nel 1617, e da non confondere con la più celebre Caterina de' Medici legata ai reali di Francia e vissuta grosso modo in quello stesso periodo. La sede dell'Inquisizione milanese si trovava a Sant'Eustorgio, in corso di Porta Ticinese. La basilica è interessante anche per altri motivi. Infatti, al suo interno troviamo una grande urna di pietra, un'arca, contenente parte dei presunti resti dei Re Magi. Diciamo presunti perché in un'altra puntata di questa serie abbiamo già spiegato il simbolismo astronomico che c'è dietro ai Re Magi e alla nascita di Gesù Cristo. Tuttavia, la tradizione cittadina vuole così. La piazza di Santo Sepolcro, uno dei luoghi più antichi della città, ospita la sede della Biblioteca Ambrosiana. Ma la cosa più curiosa è che questo è il vero centro di Milano. Tutta la città si estende attorno a questo punto. Terminiamo il nostro viaggio a San Bernardino delle Ossa, un luogo di culto molto particolare. Da fuori sembra una chiesa come tante altre, ma una volta entrati, dopo aver percorso un buio corridoio, ci ritroviamo nel maestoso ossario. Un luogo macabro, ma allo stesso tempo grottesco ed inquietante. Migliaia di teschi decorano le pareti e sembra quasi che scrutino chiunque entri nell'edificio. Si tratta dei teschi appartenuti ai pazienti deceduti nell'ospedale del Brolo, ma non solo. Un tempo queste ossa appartennero ad ecclesiastici e a condannati per decapitazione, a carcerati e a membri di alcune famiglie aristocratiche della zona. E oggi sono riuniti qui tutti insieme nell'uguaglianza della morte. Ricordatevi che questo non è soltanto un luogo turistico, ma un'immensa tomba. Per cui, nel caso vogliate passarci, ricordatevi di portare il massimo rispetto per questi resti. Lo dico anche perché, subito dopo aver visitato questo luogo, ho incominciato ad avvertire una certa nausea. Visto che solitamente non mi capita, abbiamo deciso di usare un nostro strumento, l'Ovilus, per capire se questo malessere potesse essere provocato da qualche entità soprannaturale. L'Ovilus è uno strumento contenente un database di parole. Partendo dal presupposto che gli spiriti in certi casi sembrerebbero interagire con le apparecchiature elettroniche, sarebbero così in grado di comunicare con noi tramite questo strumento. Purtroppo non abbiamo un video, ma soltanto la ricostruzione della conversazione avvenuta tra me e un presunto spirito di San Bernardino. C'è qualcuno in questo momento? C'è qualche spirito che ci ha seguito da San Bernardino? Sacrilegio. Chiesa. Ho solo fatto delle foto e dei video all'interno della chiesa, ma non era mia intenzione offendervi, soltanto divulgare. Tu sei uno degli spiriti di San Bernardino? Tipo. Sei un tipo di spirito? Hai un nome? Paola. E il tuo nome? Sentire. Sì, ti possiamo sentire. Inganno.
Veloce. Sì, sto usando uno strumento che ci permette di comunicare più in fretta rispetto al passato. Meccanico. Sì, è uno strumento elettronico, meccanico. Siamo nel 2023. Questo è uno strumento diverso da quelli usati in passato. Ora puoi tornare da dove sei venuta e perdonami ancora se vi ho offeso in qualche modo. Pietra. Sei tornata nella tua tomba, quindi? Nella tua tomba di pietra? Riposa in pace. Non possiamo sapere se dall'altra parte ci fosse veramente uno spirito o meno. Però una cosa è certa. Subito dopo aver avuto questa conversazione, sono stato meglio. La nausea mi era passata del tutto. Sarà una coincidenza? O gli spiriti di San Bernardino potrebbero aver gradito le mie scuse? Ai posteri, l'ardua sentenza. Ricordiamo infine che vicino alla fermata della metropolitana Missouri si trova la libreria esoterica, punto di riferimento per chiunque volesse approfondire le sue conoscenze in fatto di misteri, miti, leggende e tradizioni del mondo, grazie alla lettura e allo studio. Infatti, la libreria comprende molti volumi, tutti dedicati a queste tematiche, alcuni dei quali anche molto rari. La libreria, attiva ormai da decenni, si trova in piazza Missouri e, come leggiamo nel sito ufficiale, è una realtà straordinaria, unica in Italia, nella quale si possono trovare tanti testi rari e preziosi. Speriamo che questa guida di Milano possa esservi utile e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuna puntata di X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Per saperne di più, La ricerca della pietra filosofale, di Giorgio Pastore e Eremon Edizioni. Ma anche Anime infinite e infiniti mondi, sempre di Giorgio Pastore. Buona lettura!